Buonasera e benvenuti in questa nuova reaction qui su Glacial Sphere o su Glacial Movies. Sto provando a caricarlo in entrambi i canali per vedere insomma dove va meglio, se nel canale tematico che ho fatto solamente riguardo a film e serie TV, oppure se invece nel canale in cui tratto prevalentemente di videogiochi, magari c'è qualcuno che potrebbe essere interessato a contenuti di questo tipo, quindi provo a caricarlo anche di questo video. Detto ciò, questa sarà una reaction al primo trailer ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che sarà il prossimo film del Marvel Cinematic Universe in uscita dopo Black Panther: Wakanda Forever. Allora, io ho alte aspettative per questo film perché i primi due di Ant-Man non mi hanno mai detto tantissimo. Il primo è carino, il secondo l'ho trovato di una noia mortale. Il terzo spero che risollevi un po' questo personaggio perché secondo me ha molto potenziale. Cioè lui come personaggio, Scott Lang, ha tantissimo potenziale. Anche i suoi comprimari, sua figlia, Hank Pym, cioè questi qui hanno davvero tantissimo potenziale. Peccato che nei loro film brillino poco. Anche i cattivi dei loro film sono sempre stati scialbi. Da quello che so invece in questo film ci sarà Kang come cattivo. E se non sapete chi sia Kang, vi consiglio di guardarvi la prima stagione di Loki. So che è una tortura, so che è una palla, so che potete anche saltare il terzo episodio, tanto non conta nulla. Però almeno arrivate all'ultimo episodio dove verrà introdotto il personaggio di Kang, che sembra poter essere il cattivo alla Thanos di questa macrofase, del multiverso, appunto, che stiamo guardando in questo momento del Marvel Cinematic Universe. Quindi andiamo a vedere subito questo trailer, appunto, di Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Quindi abbiamo anche la Wasp, quindi ormai è una coppia questa Ant-Man and the Wasp. La Wasp, anche lei per adesso non mi ha mai detto nulla. Evangeline Lilly è sempre molto bella, però come personaggio lei manca un po' di profondità secondo me. Come anche alla fine quasi tutti, cioè non mi stanno colpendo molto i personaggi di Ant-Man. Vediamo se con questo film magari riescono a dare un po' più di profondità ai personaggi, non che siano solo delle macchiette. Andiamo a vedere, vai. Eccolo Mi sono fatto mille domande. lì, il buon Scott, sei un Scotty. ex galeotto. Come puoi essere un Avenger? La cosa non quadra. Ma ovunque vada, mi ripetono tutti la stessa cosa. Ah, ha tagliato i Grazie, capelli lei? Spider-Man! Ora ha i capelli corti. Come grazie, Spider-Man. La gente invoca aiuto, papà. Quindi abbiamo inventato È vero che questo. l'ha detto straconvinto quel tipo. Come un satellite per lo spazio profondo, però. Quantico. Ehi, aspetta un Ok, momento. lei è la Stai figlia, no? inviando un segnale nel regno quantico o Ma ha sbaglio? cambiato attrice? È stata recastata? Disattivalo. Subito! Ah, sono loro che chiamano Kang in questo mondo? Grazie al segnalatore che ha costruito la figlia. Quindi è tutta colpa della figlia. Attenzione. Eh sì. Ok, figo. Siamo finiti. Cos'è quel robo? Chi è? Un subuniverso misterioso. Ah, quindi non è il regno quantico questo? Cos'è che Perché lei ti dice che è preoccupa? misterioso, lei ci ha passato la vita nel regno quantico, non può essere C'è misterioso una per cosa lei. che non ti ho detto. Questo posto Andiamo. non è come sembra. Lì sembrava molto un esercito con un po' da attaccare, eh. Eccolo di Kang, era lui. Molto Star Posso Warsiano rimandarti a quella casa parte. e concederti più tempo. Se tu mi aiuti. Eccolo di Kang. Allora, che vuoi fare, Ant-Man? Che si rivolga a lui come Ant-Man non è che gli piace molto, sinceramente. Però vabbè. Classica scenetta dopo il titolo. 15 febbraio, ok. No, ok, finito. C'è il buon J-Taz. Allora, rimandiamolo mentre parliamo. In Mi loop. sono Ecco qua. Allora, che dire di questo trailer? Prime impressioni. Mi è piaciuto il trailer, carino, non ti fa capire troppo della trama, però già possiamo intuire che insomma loro
vanno in questo regno quantico un po' per fortuna, un po' per coincidenze, perché Cassie ha creato questa sorta di tracciatore, localizzatore, un modo per orientarsi magari nel regno quantico, un modo per entrare e tenere traccia di dove sei, perché il problema che avevano avuto con la moglie di Ant-Man, lei, era che lei era entrata nel regno quantico e non sapessero più come ritrovarla. A quanto pare la cosa qui va male, dato che ce lo sta facendo vedere, e loro vengono risucchiati. Loro vengono risucchiati e la moglie di Hank Pym, non mi ricordo come si chiama di preciso, la moglie, a quanto pare sa cose. Lei sa. Forse aveva già incontrato il buon Kang, ed è per quello magari che aveva deciso di rimanere lì. Lei non aveva accettato il patto che Kang stava per fare magari con Ant-Man, quello di riportarlo a casa a patto di prezzo da pagare. Questo comunque sembra più che il regno quantico, sembra molto legato anche al multiverso. Cioè, magari loro arrivano in una sorta di regno quantico multiversale, cioè non vanno nel nostro regno quantico, ma vanno in una sorta di regno quantico interconnesso ad altri multiversi, ad altri universi. Boh, questo non lo so. Allora, Kang in questo trailer non è molto approfondito, ha letteralmente una linea di dialogo e ma poi c'è anche Bill Murray, va bene. Anche non solamente una linea di dialogo, ma non è molto approfondito. Non vedo come ci sia troppo da dire su Kang. Sta lì, dice due parole. Vediamo un po' nel prossimo trailer. Di solito il secondo trailer vero e proprio, che non sia un teaser, questo non è un teaser, è proprio un trailer. Il secondo teaser è più incentrato sul cattivo. Solitamente la Marvel lo fa. Quindi vediamo un po' cosa riuscirà a tirare fuori da questo Quantumania la Marvel. Voi invece cosa ne pensate di questo trailer? Fatemelo sapere in un commento, fatemelo sapere con un bel mi piace e fatemelo sapere con un'iscrizione in caso nel cui voleste iscrivervi al canale e continuare a commentare questi video. Vi ricordo che ogni opinione è ben accetta, sia che vi abbia fatto cagare il trailer, sia che vi abbia fatto eiaculare di gioia, però dite quello che volete, io non accetto le opinioni di tutti, basta che non mi scannate nei commenti, cosa che non è mai successa perché siete tutti bravissimi. Grazie mille per aver seguito questo video, io vi rimando ad un prossimo video.